Benvenuti a Klaus Condicio, bentornato all'onorevole Giorgio Saguadagno, nostro affezionato ospite. Buonasera. Buonasera onorevole. Onorevole, prima di arrivare un po' al tema della nostra puntata, che è l'obesità, sì, volevo da lei un'indiscrezione. Cosa si sono detti Berlusconi e Monti sulla RAI, secondo lei? Secondo me Berlusconi ha chiesto al Presidente del Consiglio di non intervenire sul piano legislativo e quindi di mantenere per questa legislatura l'assetto attuale della RAI. Questa è la mia impressione. Quindi confermando i consiglieri attuali e eventualmente procedendo a qualche sostituzione, ma senza un intervento che modificasse totalmente le regole del gioco, così come sono stabilite dall'attuale normativa. Però non si sa cosa Monti abbia risposto, è corretto? È corretto, e io credo che però non sia interesse del governo aprire un fronte, quello sulla RAI, che potrebbe avere un interesse sul piano, diciamo, della trasformazione economica del nostro assetto, solamente se riprendessimo il tema della privatizzazione, almeno di due su tre reti della RAI. Allora in quel caso cambierebbe totalmente lo scenario, ma non credo che sia interesse di Monti e del governo intervenire, modificare qua e là qualche assetto di potere all'interno di quelle che sono le aziende di Stato. Quindi insomma, verosimilmente, almeno dal punto di vista di Berlusconi, della PDL, mettiamola così, l'opzione è per una conferma, salvo qualche cambiamento di alcuni vertici, e almeno per un anno, giusto? Sì, esatto, fino alle prossime elezioni. Anche perché il PDL non gode ottima salute, neanche il PD, a dire la verità, e quindi insomma andare a toccare degli equilibri così, insomma, non è forse il momento giusto, no? O una forzatura la mia. No, è giusto, anche perché bene o male c'è una situazione che è sufficientemente equilibrata tra le forze in campo, e quindi è difficile poter sostenere che sia uno sbilanciamento a favore di qualcuno. Intervenire potrebbe essere addirittura controproducente per il governo e per la maggioranza che lo sostiene, che è una maggioranza, come dire, di tipo parlamentare, composita, e che nasce per autonoma determinazione delle singole forze politiche, non per un'intesa a largo spettro tra partiti. Senta, e mentre esterni girano voci, Bernabé, insomma, nomi che girano sui giornali, eccetera. Alcuni di voi hanno già detto: puntiamo sulle risorse interne, anche managerialmente? Ma io penso che questo sia un buon orientamento. La RAI è un'azienda che ha dal punto di vista manageriale una tradizione, per cui non c'è ragione di dover andare a cercare professionisti da fuori quando c'è la possibilità di professionisti, tra l'altro, dovrebbero imparare a conoscere l'azienda avendo a disposizione un tempo breve, poco tempo, e quindi quando invece all'interno c'è una qualità di professionalità elevata. Senta, la Gaspari ha tanti difetti, ma ha un pregio, che si capisce chi c'è a governare la RAI, cioè i politici o diciamo manager, insomma si sa chi sono, nomi, cognomi, cosa fanno, da dove arrivano. E il rischio è che invece poi la RAI finisca nelle mani di lobby, di massonerie varie, non intendo la massoneria, gruppi di potere vari, eccetera. Alla fine forse è meglio che rimanga così, o la mia è una forzatura? No, diciamo che questa legge in vigore è quella che meglio si adatta a una situazione nella quale l'azienda televisiva fa parte integralmente del sistema pubblico e il suo editore è il Parlamento. In una condizione di questo genere, quel meccanismo di nomine, di gestione e così via è un meccanismo ordinato. Non è il mio preferito, nel senso, cioè, che io sarei più favorevole, cioè, a una privatizzazione della RAI, avere una sola rete di servizio pubblico sotto stretto controllo governativo.
un po' come succede in Gran Bretagna, ma lasciando poi libertà totale agli attori privati. Ecco. Senta, ma questa, appunto, alla fine questo sistema, che è difettoso, però ha preservato le RAI da appetiti di lobby, di massonerie, giusto? Sì, diciamo, ha qualche difetto, ha un difetto di essere un sistema di orientamento, di impianto totalista, ma è trasparente. Si sa tutto. Ma è giusto, cioè l'ha preservata da, è giusta la mia cosa, la condizione? Sì, sì, diciamo che a questo punto è giusto che tra l'altro la prevalenza sia dei di chi è rappresentato in Parlamento rispetto a quello che potrebbero essere forze legittime ma non rappresentative, che quindi possono meglio la politica, avrebbero un uso privato del bene pubblico. Ecco. Meglio la politica trasparente per quanto difettosa o i grembiulini? Ma guardi, i grembiulini fanno il loro compito. No, parlo della RAI, tra loro, nella RAI no, non hanno ragione di occuparsene. Ecco. Non hanno ragione, però meglio la risposta è meglio. Esatto. Ok, esatto. Per essere chiari, non mi piace.